Possiamo dire che quella di questa sera è stata la vittoria della sofferenza, perché la squadra nei momenti difficili della gara ha saputo soffrire e portare a casa un successo meritato, ma anche allo stesso tempo sofferto. Sì, molto sofferto, soprattutto dopo il 2-0. Abbiamo sbagliato, ci siamo abbassati, invece di continuare a pressare gli alti come abbiamo fatto in quei 70 minuti, dove poi abbiamo fatto le due occasioni, i due gol, dove poi abbiamo creato anche da fare il 3-0, non l'abbiamo fatto e poi, come spesso succede, prendi il 2-1 e vai un po' in ansia, anche perché è entrato Diamanti, che è un giocatore che in questa categoria non c'entra nulla, perché ha un piede che mette la palla dove vuole, e siamo andati un po' in difficoltà. Le scelte di Pillon sono state decisive, non lo dice il sottoscritto ma lo dice la partita. Campagnaro in campo a sorpresa al 93esimo ha salvato un gol praticamente sulla linea. Cocco, a cui lei ha deciso di dare fiducia, ha segnato una doppietta. Melegoni è stato tra i migliori in campo, così come Del Grosso. Sì, le scelte si fanno in base a quello che si vede durante la settimana. Io cerco sempre durante la settimana di vedere bene, al di là di chi gioca la domenica, però se vedo meglio qualcuno durante la settimana lo faccio giocare. Perciò è uno sprono per tutti, tutti si devono conquistare il posto, tutti hanno la possibilità di conquistarsi il posto, anche chi adesso è fuori, che sta soffrendo, avrà la sua grande possibilità di giocare. Possiamo chiedere qualcosa su Fiorillo, che ha avuto un problema probabilmente poco prima della partita? No, l'aveva avuto ieri nella rifinitura, aveva preso un colpo andando a terra e purtroppo non è riuscito a recuperare. L'abbiamo provato anche con le cure mediche a vedere se riusciva a giocare, ci aveva troppo male, perciò abbiamo dato fiducia a Castrati, che ha fatto molto bene. Ha cambiato diversi giocatori rispetto alla gara di Cremona, è questo un organico all'altezza per la Serie B? Io ho detto sempre che sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione, giocheranno tutti, questo è poco ma sicuro, chi prima, chi dopo, chi è più in condizione in questo momento. Perciò è una gara fra di loro aperta, nel senso che quando facciamo gli allenamenti sanno che si conquista il posto lavorando duro, perciò questo è molto molto importante per tutti e credo che sia questo che ci farà fare il salto di qualità. In questo 3-3 potrebbe cambiare in un futuro prossimo il ruolo di Brugman? Brugman può giocare davanti alla difesa, può giocare mezzala. Brugman è un giocatore universale, può giocare dove vuole.